Buonasera, ben ritrovati. Anche oggi parliamo di Mazara del Vallo, della campagna elettorale e delle amministrative. Sì, sapete anche che oltre alle amministrative c'è un'altra campagna elettorale che è quella che riguarda le europee, quindi andate a votare anche per le europee. Ma in questo momento parliamo della campagna elettorale di Mazara del Vallo, che è una campagna molto importante, si gioca sul filo del rasoio, nonostante i candidati sono 7, ma è importante perché la gente si aspica un cambiamento significativo per continuare a sperare in un futuro diverso, vista la crisi e magari molte inefficienze che fin qui lamentano. Oggi il candidato a sindaco che vi portiamo a conoscenza e che magari avete già visto in altre circostanze è Roberto Frazzetta. Insieme con lui due dei suoi candidati al Consiglio Comunale e precisamente Maria Marino e Pietro Nieddu. E anche se sentite questo cognome che è, come si comprende, sardo, in realtà lui vive qui ormai da troppi anni da potersi sentire del territorio, in fondo come me, che non sono siciliana ma ormai è come se lo fossi. Allora, Maria Marino, perché sostiene il candidato a sindaco Roberto Frazzetta? Allora, perché sostengo Frazzetta? Perché intanto è una persona che stimo tantissimo, è una persona che comunque mi ha fatto capire determinate cose, nel senso le problematiche che ci sono a Mazara già si sapevano, come mazzarese le sapevo, però diciamo che in qualche modo parlandone con lui siamo andati a fondo delle cose, a verificare realmente i disagi seri. Tra l'altro lui ha portato un programma che è abbastanza valido, abbastanza serio e molto concreto soprattutto perché, ripeto, non sono cose astratte, campate in aria, faremo quello, quell'altro, non sapendo magari come, dove, quando. E perché? Mi sembra proprio quello che studiamo noi come giornalisti. Esatto. Mi è piaciuto, proprio mi piace il programma perché, ripeto, è un programma reale, valido, concreto, cioè si fonda su basi concrete. Cioè noi possiamo fare questo lavoro perché realmente abbiamo la possibilità e i mezzi per poterlo attuare. Quindi diciamo questa è stata la cosa che mi ha fatto decidere di supportare Roberto in maniera attiva, quindi mettendoci anche la faccia e l'impegno. Che non è cosa da poco. Pietro Nieddu l'abbiamo già intervistato in un'altra occasione, ricordiamo che lui è un imprenditore edile che è venuto in questo territorio quando il territorio era molto più fertile dal punto di vista economico e che ha lavorato con grande impegno e con grande interesse. Ultimamente, nonostante l'impegno, nonostante l'interesse, sono venute meno le finanze dei cittadini e quindi per questo anche il lavoro, che poi tra l'altro è uno dei problemi che conoscete tutti perché è un problema che riguarda tutte le famiglie. Anzi, io, se me lo permettete, vi rubo due minuti perché voglio parlare con l'occasione di una vicenda che questa mattina mi è arrivata telefonicamente alle ore 11 da parte di un signore che si chiama Giovanni Genna, il quale mi ha chiamata chiedendomi se potevo intervenire con le telecamere perché lui stava facendo lo sciopero della fame, della sede, anche di medicine, quindi dal punto di vista della salute, perché è un cardiopatico e per giunta è anche una persona che soffre di un'altra patologia medica che è quella che riguarda il diabete, ma ha deciso di fare questa protesta all'Inpitap di Trapani. Io ho risposto lui che non potevamo andare e perché eravamo in campagna elettorale. Lui un pochettino arrabbiato, possiamo dirlo, proprio in maniera decisa, ha detto: certo, per voi è più importante la campagna elettorale che i problemi della gente. Allora io ho detto: guardi signore, invece di inveire, mi dica cortesemente qual è il suo problema, perché per me non è importante proprio nulla della campagna elettorale. Sì, sarà importante, è importante, però voglio dire, noi abbiamo, la prima cosa che facciamo come giornalisti è quello di seguire i problemi della gente. Infatti la campagna elettorale serve anche per questo, perché qualcuno che si candida con l'interesse di risolvere i problemi della gente. Poi ci sono quelli che promettono e non mantengono e quelli che magari invece lavorano con impegno. Quindi anche questo è importante. È chiaro che non potevamo andare soltanto per un motivo, perché noi siamo una piccola televisione,
abbiamo un solo operatore che lavora 12 ore al giorno, perché oltre a fare le riprese esterne fa le riprese televisive come in questo momento, e poi monta tutti quanti i servizi. Quindi non è che non c'era la volontà di questa televisione di poter partecipare a questo sciopero della fame, della sede e di salute. È proprio che eravamo impossibilitati, però io ho promesso al signor Giovanni Genna di raccontare i fatti. E lui contesta il fatto che sua moglie è stata licenziata 3 anni fa da un supermercato, che ha detto anche il nome ma io non cito, e che praticamente per causa, secondo il supermercato, quindi i proprietari del supermercato, per giusto motivo, in quanto la signora aveva usufruito di permessi per quanto riguarda i motivi di salute, però li aveva superati, non era tornata al lavoro, secondo loro, insomma, era iniziata questa causa. Il problema è che lui è dispiaciuto per il fatto che dopo 3 anni la moglie abbia perso questa causa e quindi non ha avuto il reintegro all'interno dell'azienda, perché sostiene che i dipendenti, colleghi della moglie, che vi dico anche il nome perché mi pare giusto, io mi sono presa tutti i dati, Graziella Larice, i dipendenti non hanno appoggiato la signora. E allora questo è un gravissimo problema che conosciamo benissimo, perché al di là della questione in merito, che io non entro perché non conosco, racconto soltanto quello che mi è stato detto e ve lo riporto, però di fatto succede sempre così, che proprio tra colleghi non ci si aiuta perché si ha paura di perdere il posto di lavoro. E quale migliore occasione se non quella che adesso abbiamo un candidato sindaco che ci può dire per quale motivo e in che modo si può cambiare anche questa mentalità tipicamente siciliana, fatemelo dire, dove l'omertà è anche mafia, perché non si può, per paura di perdere un posto di lavoro, non avere il coraggio di dire la verità. O, ripeto, non conosco il caso specifico, ma vi assicuro, anche per esperienza diretta, che la verità viene difficile dirla da parte dei colleghi quando non sei pagato, quando sei buttato fuori per non giusta causa, eccetera, perché tutti hanno paura poi di perdere quella miseria che poi guadagnano. Perché molto spesso, come sapete, in Sicilia le buste paghe hanno una cifra, ma poi di fatto i soldi che arrivano sono diversi da quello che viene scritto, e quindi sapete benissimo che, insomma, il problema è veramente serio e veramente grave. Allora, questo signore, chiaramente, mentre faceva questa protesta sono arrivate le forze dell'ordine, perché in questo caso, anche se lui non faceva niente, era lì fermo, hanno cercato di parlare con lui per vedere quale fosse il problema, eccetera eccetera. Come sono andati fatti poi non lo so, perché ho dovuto lavorare, quindi non so, ho il numero di telefono, più tardi lo possiamo richiamare e poi potremmo riparlarne. Il fatto è che lui, appunto, dice questo fatto, che non sopporta l'idea che in questa terra non si dica la verità, non si riesce ad avere giustizia. E siccome questo è un dato vero, al di là del problema personale, che ripeto, non entro nel merito perché non lo conosco, ma entro nel merito del fatto che bisogna avere il coraggio di dire la verità, di denunciare sempre le cose che non funzionano, perché quello che oggi sta accadendo a quella persona domani accadrà a voi, e anche voi vi ritroverete da soli. Allora, fare giustizia significa stare dentro la legalità, dentro le regole, e fare una politica giusta. Ed è per questo che torniamo a parlare di politica insieme a Pietro Nieddu, che mi dice perché ha scelto Roberto Frazzetta, che l'ha già detto, ma io vorrei che lo ribadisse perché magari non l'ha ascoltato. E magari che ne pensa in proposito, se anche lei, che essendo un datore di lavoro, si trova spesso in questi problemi, che magari finite per licenziare e in qualche modo cercate di non far parlare gli altri. Non so se lei gli è capitato, però insomma. No, non mi è capitato, fra l'altro ci tenevo a precisare, buonasera a tutti, che io non, cioè non sono un imprenditore di sono un imprenditore dell'impiantistica. Impianti elettrici. Vabbè, lavora nell'edilizia però. Sì, lavoro nell'edilizia, ma come imprenditore di lei io. Intende coloro che fanno i palazzi, muratori, esatto, i palazzari della Roma. Sì. Sì. No, non mi è mai capitato di dover mai licenziare nessuno e poi vabbè, andare a chiedere di non parlare, no? Cioè, se si licenzia qualcuno è perché non c'è lavoro, per come la penso io. Se c'è lavoro bisogna fare in modo, anzi, di farlo aumentare, di portare persone nell'azienda a lavorare con professionalità e nel rispetto di tutti quanti, sì, perché chi deve lavorare deve lavorare e chi giustamente dà lavoro l'operaio meno specializzato ha gli stessi
è un uomo come l'operaio più specializzato, non è che c'è nessuna differenza. Poi la differenza può essere a livello economico in base alle mansioni che svolgono. Ma, certo, vabbè. Per un discorso di meritocrazia, non... Però lei non farebbe mai di tappare la bocca, no? Per quale motivo? Se io sono... portarsi frutto da lei, no? Se uno è... Lo fanno, ma se uno è sicuro delle sue azioni, è in buona fede, non deve avere paura di niente. Quindi quando c'è da fare un licenziamento perché c'è una carenza di lavoro, si fa tranquillamente, motivandolo con la carenza del lavoro. Questo non penso poi ci siano delle ripercussioni da parte di nessuno, oppure andare a chiedere di non denunciare. Di fare falsa testimonianza, infatti lui è accusato per falsa testimonianza, ha aperto un altro procedimento alla Procura della Repubblica. Però vuol dire che c'erano i motivi per fare il motivo. Probabilmente si è anche autodenunciato. Senta, volevo sapere, Roberto Frazzetta, perché? Perché Roberto Frazzetta? Perché, a parte che io lo conosco da alcuni anni, una persona, per quanto mi riguarda, seria. Devo dire che quando si è candidato la prima volta, io forse sono stato della mia famiglia l'unico a votarlo, perché non mi ha chiesto il voto. Siamo incrociati così in campagna elettorale. Ciao Piero, lo sai che mi sono candidato? Auguri, arrivederci. Però poi in cabina l'ho votato perché comunque so che è una persona seria, lo conosco bene. Ed è fra l'altro in questi ultimi 4 anni di consiglio comunale l'unica persona che ha portato avanti alcune battaglie, diciamo, concrete per la cittadinanza di Mazara, quella per l'IMU, quella per la discarica, la mega discarica di spazzatura che si voleva fare a Mazara. Insomma, una persona che si è impegnata attivamente per i cittadini. Io vedo in lui una persona politica, vedo una persona che ha voglia di fare del bene per la propria città e lo ha messo in pratica già diverse volte in consiglio comunale e sta continuando a farlo con un programma di sviluppo per Mazara che penso che sia abbastanza serio, fattibile e che possa portare a Mazara un bel po' di benessere dal punto di vista economico e lavorativo. Quindi abbiamo la possibilità nei prossimi anni di respirare un pochettino tutti a Mazara. Bene, allora, oltre al fatto che Maria Marino ha scelto Frazzetta per le motivazioni che ha detto, qual è il messaggio elettorale che vuole mandare ai cittadini anche per votare Maria Marino? Allora, io ribadisco il senso di responsabilità, che è quello su cui ha fatto leva Roberto quando abbiamo parlato. Ha fatto leva sul mio senso di responsabilità intanto come madre nei confronti dei miei figli, e quindi se poi possiamo un po' allargare la cosa, come mazzarese nei confronti della mia città. Io ad esempio non posso minimamente pensare, perché il solo pensiero mi fa male, che i miei figli domani mi debbano dire: ciao mamma, dobbiamo andare a crearci il nostro futuro da un'altra parte. Per me da madre è impensabile, come penso per la maggior parte delle madri di questo mondo. Quindi dico, questo progetto, ribadisco, è un ottimo progetto e ribadisco non è campato in aria, è fattibile. Quindi mi sono assunta proprio quest'onere di cercare di far capire ai miei concittadini che ce la possiamo fare. Non è vero che ci sono cose che non si possono fare, queste cose le possiamo fare concretamente. Abbiamo bisogno ovviamente della collaborazione di tutti per portarlo avanti, però si può fare e riuscendoci davvero possiamo creare delle basi anche non solo per noi ma anche per i nostri figli, perché è reale, ripeto, è concreto. Quindi io da mazzarese, da madre prima e da mazzarese poi, dico: diamoci una mossa. Capisco che siamo un po' tutti sfiduciati, ce la metto io in prima linea, perché realmente la situazione che stiamo vivendo non è tra le più belle. Però dico, facciamo un altro sforzo, cioè crediamoci. Io, ripeto, ci sto credendo, ci credo e il mio crederci lo sto dimostrando appunto attivamente.
avallando attivamente Roberto, ripeto, mettendoci la mia faccia, mettendoci il mio impegno. Quindi chiedo lo stesso sacrificio, se così si può dire, lo stesso impegno da parte dei miei concittadini. Crediamoci, facciamo un altro sforzo, vediamo se riusciamo, perché noi crediamo di riuscire. Sì, bellissimo discorso, anche perché, come dire, lo Stato c'è, perché lo Stato siamo noi, esatto. Vediamo se ci sono i governi, e quindi per avere un buon governo della città, perché il governo è il governo della città, è il governo della nazione, è il governo europeo, sono tanti governi, e il governo regionale, eccetera. Quindi vediamo se il governo c'è con noi, quindi per esserci dobbiamo andare a votare e dobbiamo esatto. Scegliere in modo giusto. Perché votare per Pietro Nieddu? Perché votare per Pietro Nieddu? La domanda è più facile rispondere: perché votare per Roberto? Esatto. E lei deve perché, rispondere intanto. Sì, perché allora, perché sono una persona che non ha mai fatto politica, se non seguirla così in televisione, tramite i giornali. In tutti questi anni che vivo a Mazara, comunque che seguo la politica a livello editoriale e in TV, ho visto che non si fa molto per i cittadini, non si fa molto per, in Italia in genere, non si fa molto per la popolazione, si pensa solamente a un tornaconto proprio e le persone sono scontente, cioè va a finire poi che non si va più a votare, perché molti dichiarano di non voler andare a votare, quindi rinunciano a un proprio diritto fondamentale della Costituzione italiana. Per il quale sono morte un sacco per di quale sono morte tante persone, per il quale anche tanti nostri parenti perché hanno fatto la guerra. Perché voi vi ricordo che sapete che quando c'è stata la dittatura, 20 anni del partito fascista, non si poteva votare, e quindi sapete bene che cosa significa. E poi vi ricordo che le donne non è che hanno votato da subito, no. E hanno dovuto attendere prima di poter arrivare al voto. Quindi votare è sempre positivo, votare è comunque un diritto, votare bene è meglio. Quindi perché votare perché votare? Perché sono una persona come molte ce ne sono, non sono un ricchissimo imprenditore, non sono un uomo politico che ha fatto, cioè un uomo che ha fatto della politica la sua attività. Sono una persona normalissima. Cioè io vivo del mio lavoro. Vivo del mio lavoro e di quei piccoli hobby che ho, che è lavorare la campagna, fare il mio piccolo orticello, questo. E mi rilasso, diciamo così, in campagna. Sono contento quando torno a casa, insomma, le mie figlie mi abbracciano, mi fanno le feste. Quindi, come tante altre persone, ho deciso di potermi impegnare attivamente per far sì che Mazara possa vivere una situazione politica migliore di quella che c'è stata negli anni passati e un futuro economico prospero. È buono per i nostri figli, perché poi all'ultimo è quello che ci interessa, andare a proteggere un pochettino quello che è il futuro dei nostri ragazzini. Sì, in effetti io capisco, in questi giorni tra l'altro c'è chi, insomma, si sta facendo a livello diciamo europeo una bella campagna elettorale, perché sulle malefatte di altri poi ci si fanno anche i propri interessi, no? Perché si riesce a fare una bella campagna elettorale come quella che sta facendo Grillo. Però è chiaro che Grillo resta sempre una persona che ottiene grande risultato, soprattutto perché alla fine è sempre un comico che quando va fa le sue battute che riescono a riempire, quindi quella grande ampiezza di persone non è tutta che votano per lui, molti dei quali vanno per sentire quello spettacolo che faceva un tempo e che adesso lo fa in un altro modo. Non per svalutare Grillo, è soltanto per dire che comunque chi riesce a fare spettacolo è chiaro che poi ottiene anche, diciamo, non tanto i consensi quanto la quantità di persone che lo ascoltano. E quindi vi dico sempre che al di là delle parole contano i fatti, quindi quando dovete giudicare una persona giudicatela in base a quello che ha fatto nella propria vita. E vi chiedo una cortesia: l'altro giorno c'è stata qui una candidata che fuori del programma mi ha detto: sa, avrei voluto dire, poi mi è parso male, invece non è, no,
doveva dirlo, non votate per gli amici, cugini, fratelli, nonni, zii, quant'altro, ma votate le persone per bene, perché sennò rischiano di salire. Per bene non significa soltanto serie dal punto di vista di legalità, per bene significa capaci, efficienti, passionali, vogliosi di fare qualcosa per il territorio, perché sennò significa che poi alla fine voi avete messo vostro cugino, che forse vi porterà il certificato a casa prima di un altro, però poi non ha risolto i veri problemi che serviranno per farvi avere un lavoro concreto, perché non ha le capacità, non ha le vedute per poter arrivare a formulare quelle cose superiori che portano alla realizzazione delle grandi opere che poi danno anche lavoro. Quindi mi raccomando, volate alto. Roberto Frazetta vuole volare alto, e vuole volare alto cominciando con dare valore alle imprese attraverso anche il comune, perché le imprese sono gestite da cittadini che fanno un'opera, diciamo, personale e di lucro, perché le imprese, però quel lucro poi si spalma su tutta la popolazione. Quindi quanto serve che un comune possa collaborare con queste imprese? Sì, per intanto precisiamo che il primo punto del mio programma elettorale, di questo grande progetto amministrativo che dirige nell'interesse di un'intera collettività, l'ho voluto mettere come primo punto perché ritengo che sia la condizione essenziale per risolvere i problemi di un'intera collettività, che è quella della disoccupazione, che è quello della fame, che in questo momento affligge diverse famiglie mazzaresi che stanno vivendo il dramma di una situazione epocale, di una crisi come mai vista prima e che niente ha a che vedere con la crisi internazionale che vive il mondo intero. Mazara del Vallo vive di una condizione economica arcaica, vecchia, e meno male, perché avessimo indirizzato la nostra economia verso i nuovi sistemi anche telematici economici, probabilmente saremmo ancora un'altra cosa, staremmo ancora peggio, perché la crisi ci avrebbe investito maggiormente. Detto questo, l'ho voluto come primo punto il rapporto comune imprese, perché penso che in un momento di grandi difficoltà economiche l'ente pubblico, il comune, debba porsi a fianco delle imprese e debba contemporaneamente incoraggiare gli imprenditori ad investire. Lì noi abbiamo due aspetti fondamentali che vanno curati con parsimonia e certamente con grande capacità, attenzione e passione, perché comprendo che entrambe le problematiche confliggono l'una con l'altro. Da una parte io immagino un sindaco oculato, professionalmente preparato a fianco delle imprese, capace di poterle ascoltare per essere le imprese il termometro economico della propria attività, e sentendo gli imprenditori di comparto chieder loro quali sono i problemi ostativi per le quali le imprese stesse si sono arenate. Uno dei motivi potrebbe essere per esempio la famosa chiusura dei rubinetti delle banche, e allora lì bisogna tentare di incidere amministrativamente, eventualmente porgendo le condizioni agli imprenditori per cui lo stesso comune possa diventare in una qualche maniera garante di un garante prima e sovrintendente poi di una concessione di credito. Intendo interloquire in tal senso con tutti gli istituti di credito mazzaresi, perché aprono le porte agli imprenditori e alle imprese, perché debbono loro per prima comprendere che gli imprenditori, in assenza del giusto accompagnamento delle strutture finanziarie e quindi delle banche, non possono generare economia, e se non si genera economia comprenderete che si genera disoccupazione, e se generiamo disoccupazione creiamo un problema sociale che via via naturalmente diventerà un problema serio che in una qualche maniera dovremmo comunque affrontare. Il secondo aspetto che io intendo trattare all'interno di questo primo importante punto del programma elettorale è la vicinanza che il comune deve avere anche lì nei riguardi delle imprese, degli imprenditori, soprattutto di quelli edili e di servizi, perché non è possibile che in un momento di crisi come quella che noi viviamo non si comprenda che una serie di aziende buone di questo territorio sono diventate immediatamente cattive per le stesse condizioni della crisi e per le normative che li limitano in quanto
subentrati in un sistema di blocco come le blacklist o come l'irregolarità del Durche. Allora, a tal proposito, comprendendo che queste aziende non hanno più le caratteristiche per poter partecipare alle gare di appalto, io immagino di poter riaprire i cottimi fiduciari, pur riconoscendo il rischio che ciò comporta da un punto di vista personale per il gestore dei cottimi fiduciari, che è il sindaco, perché attraverso il cottimo fiduciario si possono affidare una serie di lavori ad imprese buone della città nel tentativo di impiegare tutta manodopera mazzarese e non gente di fuori. Questo tecnicamente significherebbe che gli stessi utili che l'azienda che per contratto conduce il cottimo fiduciario rimarrebbero a Mazara del Vallo e che su Mazara verrebbero reinvestiti, e sempre tecnicamente significa che questi capitali ritornerebbero in circolo e ridiventerebbero nuova condizione e linfa vitale per tutte le altre attività economiche presenti, dai negozi alle attività artigianali, all'agricoltura, alla pesca e a quant'altro. Comprenderete che già attraverso questo sistema noi si risolverebbe, credo, anche definitivamente il problema della disoccupazione su Mazara del Vallo. Dobbiamo anche comprendere il rischio che si corre, allora io immagino di poter far sovraintendere le attività di assegnazione del cottimo fiduciario ad una commissione che io mi auguro possa nascere, con addentro il signor prefetto o chi per lui, sua eccellenza il signor prefetto o chi per lui, e con addentro tutti gli organi dediti al controllo, nonché gli organi dell'amministrazione comunale. Questo per poter garantire in via trasparente e legale una rotazione legittima tra tutte le attività. Concludo il primo punto col dire che ho avuto anche attenzione da questo punto di vista per quelle aziende materialmente, come dire, non bancabili e quindi contemporaneamente non avviabili al lavoro, perché inceppati da una serie di segnalazioni strane ma volute dalla legge stessa, e immagino di poter avviare questi soggetti ai piccoli lavori, per i lavori che non eccedono i 5 e i 10 mila euro. Da questo punto di vista anche lì ho pensato al sistema, perché se riavvio il lavoro una volta liquidato l'importo verrebbe bloccato e sequestrato dalle banche o dallo Stato o dalla Seret, allora immagino, sempre di concerto con una collaborazione fattiva di Sua Eccellenza del Signor Prefetto e contemporaneamente degli organi dediti al controllo, immagino di poter creare delle strutture a supporto dove addentro a queste strutture queste aziende possono lavorare, e quindi il pagamento andrebbe alle strutture e poi giurate alle aziende, che da un punto di vista bancario e da un punto di vista generale non sarebbero nelle condizioni di incassare. Allora, io vi ricordo che è importante votare bene, ma Roberto Frazzetta vi ricorda perché votare. Certamente, lo voglio ricordare, voglio fare un appello accurato a tutti i cittadini di Mazara del Vallo. Bene, io porto qui gente, come hai visto, genuina in tutti i sensi. Maria Marino a Questapone, una donna insomma che non è venuta, che non si è nemmeno preoccupata di truccarsi, si presenta così alla gente in maniera naturale, questo proprio a voler significare, come dire, la bontà del progetto che viene rappresentato da soggetti di questo tipo. E Piero Nieddo, questo omone da 750 quintali che non riesce nemmeno a dir votate me perché sono questo, beh, votate questa gente senza mai, senza se. Sono addentro ad una lista meravigliosa fatta di tutti i soggetti come loro, si chiama Frazzetta Sindaco, è l'unica lista nella scheda delle liste al Consiglio Comunale, basta segnarla. E poi, per la fattispecie, se vi piace Piero Nieddo, votate Piero Nieddo, se vi piace Maria Marino, votate Maria Marino indifferentemente, votate altri candidati indifferentemente, la cosa importante è che votate per la gente seria, per le persone serie, per la gente come voi, per chi vuol metterci la faccia, per chi del vostro futuro ne vuol fare un futuro certo. E poi, se lo desiderate, se ci credete, votate Roberto Frazzetta e consideratela l'unica vera grande occasione per questa città. Noi ringraziamo Roberto Frazzetta, candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, ringraziamo Maria Marino e ringraziamo Pietro Nieddo per essere stati con noi, e voi tutti per l'ascolto. Buonasera, grazie.